Giuseppe Collesi è il, come sei, il Dr. Beer? Dr. Beer no, adesso diciamo che sono un produttore di birra, dai, Dr. Beer no. E la tua birra la fai con grande passione? Da quanti anni? Allora, la faccio con gran passione, oramai sono 10 anni, abbiamo fatto 10 anni nel 2018. Dal momento in cui sono partiti questi birrifici artigianali ad oggi, ne hanno fatto di strada, quanto tempo è passato dai primi che sono venuti fuori? Allora, sono passati, i primi che sono venuti fuori nel 1996, ok? Per cui se uno va a vedere sono passati circa 20-22 anni più o meno. E diciamo che il boom grosso è stato dopo il 2010. Però fare della birra buona è facile, ma non è tanto facile. Allora, fare la birra buona è difficilissimo, specialmente per delle birre chiaramente artigianali. C'è da considerare una cosa, noi siamo stati statici per circa 30 anni, ok? Su un consumo pro capite di 28 litri a testa. Oggi nel 2018 siamo passati a 32 litri pro capite a testa, per cui siamo stati chiaramente in aumento. Il mercato della birra artigianale si sta ridimensionando anche in maniera importante. E nel prossimo futuro andranno avanti quelle aziende che hanno investito chiaramente in qualità, hanno investito anche chiaramente nella produzione a livello di quantità, ok? Queste saranno le aziende che andranno avanti, chiaramente, come in tutte le cose, che hanno investito sul brand, sul marketing. Bisogna guardare il mercato a 360 gradi. Oggi non ti puoi più improvvisare in qualsiasi cosa che fai, non ti puoi più improvvisare. Intanto l'azienda Collesi in realtà che cos'è? Un'azienda agricola, è una storia di tanti anni. Dimmi un po' qualcosa di 50-100 anni fa, cosa c'era? Noi abbiamo un'azienda agricola oramai da tantissimi anni e il marchio che noi abbiamo messo nelle nostre bottiglie di grappa e anche nelle nostre bottiglie di birra, che è il marchio classico Collesi 1870, perché il trisnonno di mio padre è stato il primo sindaco del paese di Appecchio. Sono sempre stati praticamente possidenti terrieri, addirittura il nonno aveva circa 1000 ettari di terra, oggi logicamente noi ne abbiamo 100 ettari più altri 100 ettari dove facciamo la coltivazione della materia prima per produrre la birra. Quindi producete altre cose, adesso con la birra è diventato un core business, ma si è affiancato anche un qualcos'altro, un qualcosa che si chiama gin. Sì, e chiaramente da noi, dalla distilleria, perché noi siamo partiti logicamente con i distillati, con le grappe, e abbiamo affiancato da circa 3 anni un gin, siamo partiti con un gin con 7 botaniche, oggi ne produciamo 4, di cui un 7 botaniche, un 2-4 botaniche e un gin barricato. Il gin è un prodotto che sta crescendo in maniera anche importante, specialmente nel mixology. L'azienda oggi, quindi, tradotto in numeri, che cosa significa? Allora, tradotti in numeri, è un'azienda che fattura circa 4 milioni di euro e siamo logicamente in aumento, è un'azienda che nei prossimi anni la si può portare anche a qualche numero, anche a qualche bel numero. La birra artigianale è stato scoperto, poi scientificamente questo qua verrà anche pubblicato e divulgato in maniera importante, ha i polifenoli, gli antiossidanti addirittura sopra il tè verde, la birra Collesi, scientificamente provata. Oggi noi troviamo solo 2 prodotti sopra il tè verde, che è il melograno, okay, ed è il vino rosso, però un vino rosso molto strutturato, tipo un Amarone, un Barolo. E poi arriva praticamente la nostra birra. Qui abbiamo ricavato circa 120 prodotti in cosmetica, iniziando dalla pulizia del viso, okay, fino ad arrivare alla pulizia del corpo. Abbiamo fatto ad esempio tutta la cura del capello, facciamo la linea per le spa, inizieremo a fare la linea degli abbronzanti, perché la birra è anche un grandissimo abbronzante. Negli anni 70 gli italiani, quando andavano a mare, si abbronzavano con la birra, è un grandissimo, veniva usata per lavare i capelli moltissimi anni fa, diciamo negli anni 70 uguale, veniva usata per lavare i capelli. Poi abbiamo fatto gli integratori alimentari, perché la birra è un grandissimo integratore alimentare, basti pensare, tanti sportivi dopo la prestazione sportiva bevono un bicchiere di birra perché reintegra di sali e minerali.
Poi abbiamo fatto praticamente la medicina alternativa, abbiamo fatto degli sciroppi a base di mosto di birra, miele e rosa canila per alleviare praticamente la tosse, eccetera. Stanno sviluppando tutta una linea con il luppolo per diverse patologie, per esempio la ripulitura del fegato, perché il luppolo comunque sia è un antiossidante, è un disinfettante, per esempio per la prostata, per la menopausa. Stanno facendo tutta una serie di prodotti derivanti praticamente dalla birra o dai derivanti della birra. Stiamo facendo anche l'ultimo sogno, stiamo realizzando una sala sensoriale, ok, una cosa molto ma molto particolare, perché è una sala da 400 metri quadrati dove l'ospite entra nella prima parte, è una sala semibuia dove c'è uno schermo tridimensionale dove facciamo vedere tutto il mondo Collesi. Si esce da questa sala, abbiamo riprodotto un letto di un fiume lungo 18 metri con una cascata alta 5 metri all'interno dell'azienda, lateralmente c'è un giardino pensile con orzo, luppolo e acqua, i tre elementi per fare la birra. Si esce da questo prodotto, abbiamo creato 5 gabine sensoriali, ogni gabina ha la luce fotocromatica dello stesso colore della birra, l'ospite entra all'interno della gabina sotto forma di vapore, sente il profumo di quella birra e poi esce dalla gabina, passa alla parte gustativa. È una sala emozionale perché noi oggi tutti gli imprenditori in un prodotto devono riuscire a trasmettere al cliente, alla gente, all'importatore una parola fondamentale che è l'emozione. E nel frattempo www.collesi.com. Ciao a tutti ragazzi. Arrivederci, buonasera.